ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Felici feste di nuovo da parte mia e da parte di Marco. Avete mangiato? Avete bevuto? Sì, abbiamo mangiato, bevuto. Però non ci dimentichiamo di portarvi le novità che siamo riusciti a trovare anche questa volta. Di cosa stiamo parlando? No, diciamo dopo. Ma prima vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e attivare la campanellina, che fa anche tema natalizio, quindi ci sta bene. Perfetto. Ora, velocemente, guardatevi la nostra sigla e poi ci vediamo dopo. Vai! Di cosa parleremo oggi? Di cosa parliamo? Parliamo di un prodotto che sicuramente, adesso che cucinate tanto in casa, può servire, e soprattutto in tempo di pandemia. Esatto, ne avevamo già parlato in un altro video con un altro tipo di prodotto. Questo è di un marchio molto più famoso, Xiaomi, lo potete vedere qui, ed è il purificatore d'aria Mi Air Purifier 3C. Adesso andiamo ad aprirlo, vi facciamo vedere un po' come è composto in tutte le sue varie parti, filtri e quant'altro, e poi dopo lo accendiamo insieme e vediamo come funziona. Vediamo proprio velocemente le caratteristiche che si leggono già dalla confezione, quindi importantissimo, è compatibile con la nostra Amica, la potete leggere qui, la nostra assistente domotica, ha una capacità di 320 metri cubi ora di riciclo delle particelle in aria, copre fino a 106 metri quadri l'ora, come efficienza di riciclo di aria. Ha i filtri True HEPA, molto importanti, questi sono fondamentali per avere un purificatore di alta qualità. Ha un'app dedicata, presumo che sia quella della Xiaomi, però poi andremo a vederla nel dettaglio. Ha i sensori che permettono modalità automatiche anche di utilizzo, quindi dovrebbe essere semplicissimo, dovrebbe bastare schiacciare un bottone in automatico rilevando la qualità dell'aria. Va ad impostare la velocità consigliata, quindi dovrebbe essere tutto molto semplice. Ultima cosa, la rumorosità, perché tante volte questi prodotti possono essere molto rumorosi, invece qui vengono dichiarati 31 decibel, che è veramente poco comunque. Adesso comunque lo scopriremo insieme. Allora andiamo ad aprire il libretto, il manuale d'uso e la garanzia. One as gaps. Abbiamo il purificatore all'interno della scatola, quindi oltre al manuale di istruzione e alla garanzia troviamo il purificatore, che è ancora più compatto di come si vedeva nella scatola. Abbiamo qui davanti il display e la ventola nella parte superiore, quindi l'aria viene aspirata da questa parte frontale, dove poi dopo andremo a vedere i filtri, e viene sputata fuori da qua. Abbiamo poi due tasti che adesso andremo a vedere di cosa si trattano. Partiamo con le caratteristiche del prodotto. Estratto dalla confezione, è ancora molto più compatto e molto più leggero. Nella parte superiore troviamo la griglia dalla quale uscirà l'aria, aria che verrà aspirata da una ventola che è posta qui dentro, da questi fori. Qui all'interno troviamo, premendo qui al lato, ci sono due levette che si premono, e si estrae la ventola. All'interno troviamo il filtro. Il filtro dura circa tra i 6 e i 12 mesi e vi viene segnalato sul display tramite un lampeggio rosso. Lo rimettiamo all'interno, chiudiamo e andiamo a vedere, finiamo di vedere la parte superiore. Abbiamo il tasto premendo di accensione, tenuto premuto 2 secondi andrà in spegnimento, e in più, una volta acceso, servirà per switchare in 3 modalità. Modalità automatica, rileverà tramite il sensore laser che vi faremo vedere dopo la qualità dell'aria e andrà automaticamente a regolare questa. Dopodiché abbiamo la modalità notturna, che diventa ancora più silenzioso in modo tale da non infastidire durante il sonno, e poi c'è la modalità manuale, che vi dà la possibilità, tramite l'applicazione che andremo a vedere dopo nello specifico, di poter settare voi il depuratore. Questo tasto invece è deputato per l'attivazione wifi e per la luminosità del display, che è posto qui nella parte anteriore. Andiamo a spellicolare anche questo. Fantastico. Adesso ci manca da vedere la parte posteriore. Nella parte posteriore troviamo la presa classica italiana e qui troviamo il sensore laser. Allora, per poter accedere al sensore laser bisogna infilare qui dentro un qualcosa di leggermente appuntito ma non tagliente,
E per poterlo pulire basta o un po' di aria dal compressore o quelli della bomboletta per pulire le tastiere del computer, oppure semplicemente il phon. Il prodotto può essere pulito sempre con aria compressa oppure con un panno leggermente umido, lo passate qui sopra e togliete il grosso della sporcizia. Ora, fatto tutto questo preambolo per spiegarvi le caratteristiche tecniche del prodotto, andiamo ad accenderlo e vediamo realmente come funziona. Abbiamo collegato l'alimentazione e quindi andiamo ad accendere il prodotto tramite l'apposito tasto. Vi ricordate? Basta premere questo. Ha fatto un beep ed eccolo qui. Adesso ci sta indicando che non c'è una connessione wifi impostata, andremo a impostare anche quella. La qualità dell'aria per adesso è verde, quindi è buona. È impostato in automatico. Eccolo. Ecco, è diventata rossa. Non è proprio buona, eh? No, deve lavorare per poterla rendere buona. Calcolate che abbiamo appunto appena finito di mangiare e quindi sta rilevando probabilmente tutti gli odori generatisi, tra cui l'anguilla sott'aceto. I numeri che vedete cambiare continuamente sono i PM2.5 rilevati dal laser. Noi adesso lo stiamo testando, quindi si continueranno a modificare perché comunque muovendolo si alza la polvere. Ci sono tutta una serie di cose che vanno ad influire sul laser, ma una volta posizionato all'interno della stanza vedrete che si stabilizzeranno i numeri, anzi andranno a calare. Una volta scaricata l'app Xiaomi Home, che in questo caso è già presa, ce l'avevamo già per in quanto utilizzavamo una videocamera che adesso vedete offline, ma una volta scaricata semplicemente questa qui è la schermata della Home, quindi dopo esservi registrati e tutto, ci basterà premere il più in alto a destra, fare aggiungi dispositivo e in un millisecondo ha già trovato il purificatore d'aria. Basterà cliccarlo, selezionare la nostra rete wifi, dare le conferme dell'autorizzazione di qualsiasi genere e attendere che si colleghi. È già uscito connessione riuscita. Già stato aggiunto, intanto sul purificatore lampeggiava il simbolo del wifi e in questo momento è già abbinato, semplicissimo veramente. Ci chiede soltanto di andare ad indicare dove si trova per la configurazione della Mi Home, cioè la casa Xiaomi, e facciamo avanti. Gli possiamo dare il nome, lo chiamerei purificatore, perché poi, come vi abbiamo detto, è anche compatibile con la nostra Mica. Questa è la schermata che ci si presenta. Una volta scaricata ci dà il livello del PM2.5, in questo momento ci dice che la qualità dell'aria è scarsa, in effetti. E da qui, dall'applicazione, possiamo andarlo ad accendere e a cambiare le modalità di utilizzo, quindi quelle che vi diceva Michele prima. Con i tre pallini in alto a destra possiamo andare a cambiare il nome, gestire la stanza in cui si trova il purificatore, condividere con altri componenti della famiglia lo stesso dispositivo, andare a creare delle automatizzazioni. Ci ricorda un po' Smart Life, insomma, però tutto secondo l'universo Xiaomi, o volendo possiamo andare anche poi a rimuovere direttamente il dispositivo. Torniamo indietro e quindi schermata semplicissima come anche il purificatore di per sé, ma molto intuitiva, che dà le giuste informazioni. Andiamo anche sulla nostra applicazione della nostra Mica e andiamo ad aggiungere il dispositivo, perché ci piacerebbe anche comandarlo vocalmente. Prima di tutto andiamo a cercare la skill. Ok, la skill si chiama Xiaomi Home, la selezioniamo e l'abilitiamo all'uso. Come sempre ci chiederà di ripetere le credenziali dell'account interessato, in questo caso Xiaomi, le inseriamo e ci rivediamo dopo. Perfetto, una volta inserite le credenziali ci risulta che l'account Xiaomi è stato collegato correttamente. Clicchiamo chiudi, in automatico gli diamo scopri dispositivi, molto probabilmente come al solito potrà essere che non lo rileverà, ma poi in realtà andando a vedere nei dispositivi, come ben sappiamo, lo troverà. Questo è un piccolo bug sempre dell'app di Amazon, che però vabbè, una volta che lo si conosce lo si capisce. Perfetto, altro che non lo trovo, invece addirittura ne ha trovati due. Avrà trovato anche la videocamera. Era già stata collegata a suo tempo, però vabbè, l'ha trovata, no? Poco ci importa. Selezioniamo purificatore, facciamo configura dispositivo,
ci dà che è configurato e pronto all'uso. Continua, basta, la videocamera non ci interessa, quindi torniamo indietro, proviamo a rivedere all'interno dei nostri dispositivi se è presente. Ed eccolo qui, purificatore. Da qui possiamo andarlo ad accendere e spegnere. Accendi purificatore. Eccoci ragazzi, vabbè, come avete capito, tra l'altro siamo in trasferta, non siamo nei soliti luoghi, però assolutamente sì. Ci tenevamo a presentarvi subito questo bel prodottino. Prima, a proposito, abbiamo fatto una prova, non siamo riusciti a firmarla, vabbè, perché abbiamo finito la batteria, tra l'altro, e abbiamo fatto una prova come avevamo fatto con l'altro purificatore, acceso un pezzo di carta, spento, tanto fumo, avvicinato, ma neanche avvicinato, a 10 cm, tac, è partito a bomba la ventola, il PM2.5. Sì, è andato alle stelle. Alle stelle. Reattività, ottima. Materiale di costruzione, non male, plasticoso. Sì, è plasticoso, però si sente che comunque la plastica non è di quelle scarse, cioè. Esatto, comunque una garanzia Xiaomi, comunque anche le recensioni presenti su Amazon stessa sono più che positive, su decine di migliaia. Che dire, ha meno funzionalità magari proprio di un purificatore professionale, però l'abbiamo scelto per regalarlo appunto ai nostri genitori in maniera tale che con semplicemente due comandi, e con la modalità automatica e l'attivazione vocale, che gioco è fatto, è semplicissimo da usare e non dovevamo stare a smanettare nulla praticamente. Altra cosa che abbiamo fatto come prova, abbiamo detto, ma se per caso si avvicina un bambino e dovesse aprire la parte superiore per poter accedere al filtro, cosa succede? Si spegne, inizia a bippare, si spegne, la ventola smette di girare e quindi anche questo è un sistema di sicurezza, cioè non si accede comunque alla ventola. Però è sempre meglio avere un sistema di sicurezza in più. Quindi prodotto promosso da Tuttotech. Naturalmente vi metteremo qui sotto il link in descrizione per poterlo acquistare e questo viene venduto su Amazon ad un prezzo di 109 euro. Anche il rapporto qualità-prezzo è eccellente perché a 109 euro non so quanti prodotti riuscite ad acquistare con queste capacità. Comunque il filtro è unico, come detto prima va sostituito ogni 6 mesi, un anno, comunque vi avverte lui. E se volete fare un regalo ai vostri genitori o comunque a qualcuno che ha bisogno di depurare comunque l'aria di casa, anche se per caso cucinate, ci sentiamo sicuramente di consigliarvelo. Se ci saranno problemi, come al solito, faremo un altro video più avanti dopo che sarà stato rodato un bel po'. Perfetto ragazzi, anzi a proposito di questo ci stava venendo in mente di fare un po' una serie di video su prodotti presi e recensiti in passato, magari 6 mesi, un anno fa, un anno e mezzo fa, e riproporli dopo tot tempo per farvi sapere come è andata, se li usiamo ancora, se funzionano ancora, se hanno avuto problemi, insomma aggiornarvi un po' su tutto. Per questo video è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo. Ciao!